Gianluca Congiusta nasce a Siderno il 19 dicembre del 1973. Una famiglia per bene, quella di papà Mario e mamma Donatella, da sempre impegnati nel settore del commercio. Frequenta con ottimi risultati l'Istituto Tecnico per il Turismo, proprio quando nell'ultimo anno di liceo la prima nube scura si abbatte sulla famiglia Congiusta. La situazione è tragica. A Gianluca viene diagnosticata una grave malattia, il linfoma non Hodgkin, un tumore. Ha soli 17 anni di vita, ma nonostante ciò, con un'inarrestabile forza, combatte la sua battaglia e contro ogni pronostico riesce perfino a vincerla. Le cure specialistiche a Bologna durano un anno. Poi Gianluca rientra a Siderno e recupera l'anno scolastico perso. Si diploma, viaggia e fa numerosi stage. Non riesce a concludere invece gli studi universitari perché decide di dedicarsi completamente al lavoro e a quella che sarà la sua attività lavorativa. Gianluca è il titolare di alcuni negozi di telefonia a Siderno e a Marina di Gioiosa Ionica. È un'arte, quella del commerciante, che ha nel sangue e infatti non a caso diventa il primo della classe nel suo settore. Gli affari vanno a gonfie vele e la vita non può che sorridere a chi le sorride di rimando. Nella Locride, se si pensa all'acquisto di un cellulare nuovo, si pensa a Congiusta e alla sua professionalità. Ma è proprio allora che accade l'inaspettato. Luca diventa per qualcuno un ostacolo da rimuovere, una vita colma di sogni e legami da cancellare. È il 24 maggio 2005 e Luca è a bordo della sua auto. Sta tornando a casa dopo una riunione fuori zona e si trova nella via Sasso Marconi, a Siderno. Sino a quando una macchina con a bordo due uomini affianca quella del giovane, che viene colpito mortalmente da due colpi di fucile calibro 12. A distanza ravvicinata, la notizia circola velocemente in città e le reazioni sono di sgomento. Nessuno può credere che qualcuno abbia fatto fare una fine tanto crudele proprio al povero Gianluca. Inizialmente gli investigatori lasciano trapelare qualche indizio, facendo alludere che le piste seguite siano riconducibili ad una questione di donne e all'attività di famiglia. È un omicidio strano ed inspiegabile. È per questo che ci sarà un grande silenzio collettivo intorno al caso. Silenzio costellato da allusioni ed ipotesi per ben 3 anni. Le carte vengono scoperte solo nel 2008, il 7 marzo, quando si apre a Locri il processo contro il clan Costa di Siderno. Le indagini serrate, fatte dalle forze dell'ordine, rivelano che la mano armata che ha sparato contro Gianluca Congiusta viene collegata ad un volto e ad un nome ben conosciuto alla legge. Per i giudici di primo grado, Tommaso Costa è mandante ed esecutore e viene condannato all'ergastolo, così come conferma la sentenza d'appello pronunciata nell'aprile 2013. Eppure, la decisione della Cassazione, a marzo del 2014, ha riaperto un caso che sembrava ormai concluso, annullando con rinvio la condanna per omicidio a carico del boss. Nei suoi confronti viene iniziato un nuovo processo dinanzi ad un'altra sezione della Corte d'Assise d'Appello Regina. Ma per la DDA non ci sono dubbi. Il motivo, dietro l'omicidio Congiusta, è ben più radicato di quanto si pensi. Gianluca sarebbe stato ucciso perché ha conoscenza di un tentativo di estorsione perpetrato da Costa ai danni del suocero. Estorsione che avviene mediante una lettera inviata dal carcere e che però sarebbe dovuta rimanere segreta per evitare di smuovere delicati equilibri in città con il clan rivale. Secondo la ricostruzione della polizia di Siderno, Gianluca avrebbe pagato con la vita il suo coraggioso tentativo di far da paciere per risolvere la problematica. Il giovane aveva infatti letto la missiva sgrammaticata che il boss aveva inviato al suocero e che senza giri di parole lo intimava a prendere la decisione più conveniente per tutti, ovvero pagare il pizzo. È in queste due righe, dirette e concise, che la DDA delinea la genesi di un omicidio avvolto nel mistero e che sfocia nell'inchiesta Lettera Morta. Dall'operazione dei poliziotti del commissariato di Siderno e del sostituto procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, Antonio De Bernardo. Ma è proprio per questo motivo che la Corte di Cassazione ribalta le sentenze dei primi gradi di giudizio. Perché, in virtù dell'articolo 266 bis del Codice di Procedura Penale, le comunicazioni dei detenuti possono essere controllate, ma al suo contenuto non è riconosciuto carattere probante nell'ambito del processo. Dunque la famosa lettera non viene classificata come prova e a sostegno della tesi della DDA manca un elemento importante. Attualmente il processo, dopo lo stop della Suprema Corte, continua fra innumerevoli rinvii. L'ultimo è dovuto, il 18 gennaio 2016, proprio per l'eccezione di legittimità costituzionale sollevata dalla Procura Generale sull'utilizzabilità delle lettere alla base del delitto. Secondo l'accusa, il movente è nascosto proprio dentro quelle missive.
capaci di provare il perché dell'omicidio e dunque far chiarezza sul caso. L'assise d'appello, dopo aver accolto la richiesta, ha mandato copia dell'ordinanza anche al Presidente del Consiglio dei Ministri e a quelli della Camera e del Senato. Ma la giustizia ha tempi lunghi ed esiti incerti.